Alice attraverso lo specchio è il seguito di quella Alice in Wonderland di Tim Burton che nel 2010 incassò oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Però è un secondo capitolo un po' deludente. Infatti, emozioni e meraviglia latitano. Sei stata via troppo tempo, Alice. Alice ha trascorso gli ultimi anni seguendo le orme paterne, ossia navigando in mare aperto. Al rientro a Londra si ritrova ad attraversare uno specchio magico ed a fare ritorno quindi nel mondo delle meraviglie. Qui tutto è rimasto uguale, però il cappellaio matto è caduto in depressione. La ragazza, per salvarlo, intraprenderà un viaggio nel tempo. Tra personaggi un po' bidimensionali, anche se dagli abiti bellissimi, elementi gotici e fantasy e tantissimi effetti speciali, il film intrattiene senz'altro. Però alla lunga questa corsa avanti e indietro nel tempo risulta un po' estenuante. Siamo di fronte ad uno scacciapensieri colorato in cui la pioggia di stimoli visivi sembra voler nascondere la mancanza di sostanza. Ad ogni modo, buon cinema!